per Matteo Ciofani, il cross in mezzo per Daniel Ciofani, colpo di testa. Siamo partiti molto, molto bene, molto forti, i primi 20 minuti abbiamo creato diverse palle gol. Ancora Matteo Ciofani, entra in area di rigore all'indietro, la conclusione! Più ottima circolazione di palla del Catanzaro, palla in avanti per Fioretti, Fioretti calcia con il mancino! E poi abbiamo perso un po' il terreno, ci siamo un po' abbassati. Va con il mancino, palla ancora in area, la palla passa! E il vantaggio del Catanzaro, il vantaggio del Catanzaro che ha sbloccato il risultato. In diverse occasioni, penso 3-4 volte, potevamo pareggiare la partita, insomma una sconfitta che non ci voleva. Don't listen to what people say when what they say is crazy. Sono due torri in mezzo, Blasciardo va in mezzo, la Curiale, Ciofani, poi Aurelio, la palla è buona, Ciofani, Bindi! Altro pallone lungo di Matteo Ciofani a cercare Daniel Ciofani che sbuca, fa un gran numero Ciofani e Bindi compie una prodessa. È finita, il Catanzaro ha battuto il Frosinone 1-0 al Ceravolo, decisivo il gol di Martignago, è festa grande per i giallorossi di casa. Il gol di Martignago e le prodezze di Giacomo Bindi condannano il Frosinone di Roberto Stellone alla prima sconfitta della nuova stagione. Kick-off puntata numero 3. Buonasera a tutti, buonasera Fernando. Buonasera Angelo, buonasera a tutti voi. Come tutti i lunedì, tantissimi ospiti, ospiti importanti. La prima tra i grandi di Daniele Altobelli. Daniele, buonasera, benvenuto a Kick-off. Buonasera, buonasera a tutti. La prima da titolare, tra poco ne parliamo subito. E poi in veste di opinionista, ieri ha raccontato la partita in diretta radiofonica un amico, più che un collega, Marco Maietta. Marco, buonasera, benvenuto. Allora Fernando, andiamo subito con i contatti, Twitter, sì, Facebook. Sì, perché è già arrivato qualche messaggio, è arrivato il primo messaggio sulla nostra pagina Kick-Off di Facebook del nostro amico, l'altro nostro amico Biagio, ospite qui nella puntata di lunedì scorso, ormai, che subito invita l'ospite di stasera, Maietta. Maietta, illuminaci d'immenso, questo è il messaggio arrivato pochi minuti fa da Biagio. E poi potete scriverci su Twitter usando la chiocciola, Kick-Off Extra TV. Io, se posso dire subito, mi sento un po' come Guardiola che succede ad Ainkes. Al Bayern Monaco, che non può vincere niente di più, perché 7 giorni fa qui era seduto Biagio Corrente, io di certo non posso fare meglio di lui, quindi insomma cercherò una via diversa di comunicare, ma non, di certo non sarà una via migliore. Subito frecciatine tra i due ospiti. Fernando, ci sono anche due posticipi, uno in Serie B e uno in Serie A, quindi insomma, sì, allora, posticipi, allora, in Serie A 0-0 tra Parma e Roma, siamo al 27esimo minuto del primo tempo, in Serie B siamo invece al 40esimo e la Ternana vince 1-0 contro il Brescia. Quindi non guardate Roma-Parma-Roma, insomma, no, li diciamo guardate i risultati, quindi non avete bisogno di guardarli. Daniele, tra poco vediamo subito le immagini di Catanzaro Frosinone, per te l'esordio, la prima da titolare tra i grandi, emozioni? Emozioni ci sono. Sei andato anche bene, Grazie. Sicuramente il sogno, tra virgolette, era quello di debuttare magari con una vittoria o quantomeno un risultato positivo, però pazienza, spero di rifarmi. Ci rifaremo sicuramente. Marco, rapido, ti è piaciuto il Frosinone domenica? Sì, no, qualcosa sì, qualcosa no, del resto era stato così anche a Pisa in casa contro l'Ascoli, secondo me siamo in costruzione. C'è ancora da migliorare, vediamo allora quello che è successo al Ceravolo, i 90 minuti di Catanzaro Frosinone in 90 secondi, la clip è di Dario Lucarelli. E Kick-Off si parte con il Frosinone che ha toccato il primo pallone del match. Per Sasa Aurelio, in area di rigore, Aurelio, una finta, Aurelio, Bindi! Fioretti calcia con il mancino! È una telefonata per Massimo Zappino. E la palla sul fondo di un nulla! Palla ancora in area, la palla passa! E il vantaggio del Catanzaro! Il vantaggio del Catanzaro che ha sbloccato il risultato. Le Gucera la mette in mezzo per Ciofani, una finta, Curiale. Fioretti controlla, va via Bertoncini. Ancora Fioretti, calcia con il mancino. Angolo in favore del Frosinone. Clamoroso rischio del Frosinone con Massimo Zappino. Tarelle fa tutto da solo, calcia con il destro, palla sul fondo. Ciofani, fai Aurelio, la palla è buona, Ciofani, Bindi!
cercare Daniel Ciofani che sbuca, fa un gran numero Ciofani e Pindi compie una prodezza. È finita, il Catanzaro ha battuto il Frosinone 1-0 al Ceravolo. Queste le immagini della sfida di ieri tra Catanzaro e Frosinone, gara che è andata in onda nel pomeriggio su Extra Sport 24, poi andrà in onda anche su Extra TV al termine di kick-off. Daniele, tantissime occasioni da gol per il Frosinone, sconfitta forse immeritata vedendo le immagini. Sicuramente se andiamo a vedere le prime tre partite di campionato, forse questa è quella dove il Frosinone, anche se non ha espresso magari il calcio bello da vedere, se vogliamo dire così, ha creato un sacco di palle gol nitide, perché se... è stato giudicato Bindi il migliore in campo per il Catanzaro e quando un portiere si aggiudica questo titolo vuol dire che la squadra avversaria l'avrà messo in difficoltà più di qualche volta. Marco, è mancato solo il gol al Frosinone? No, non solo il gol, però ecco, rispetto per esempio alla partita di Pisa è vero obiettivamente che il Frosinone ha concesso meno occasione all'avversario e ha creato di più. Non c'è stata la stessa fluidità di manovra. Questo secondo me perché mancavano, senza nulla togliere a Daniele, a chi ha giocato, ma per caratteristiche, soprattutto i calciatori di qualità, cioè Soddimo e magari anche Carrus. Insomma, contro l'Ascoli e contro il Pisa il Frosinone è decollato nel momento in cui Soddimo, che ha quel tipo di qualità e di caratteristiche, ha acceso la luce e ha preso in mano la squadra. Chiaro che ieri con un Catanzaro che è andato in vantaggio, si è chiuso e non ti lasciava spazi, è mancato un po' chi saltasse l'uomo, chi potesse creare la superiorità numerica. Per questo ci siamo affidati ai lanci, non è stato bellissimo da vedere il Frosinone, però ha tirato molto. Io voglio stuzzicarti dal punto di vista tattico, ti piace questo modulo oppure per te Frosinone può esprimersi meglio con un altro schieramento? Guarda, allora, il discorso può essere fatto e credo che è abbastanza ampio, anche a me alcune cose non piacciono, sono tutte Curiale, è chiaro, Curiale esterno, certo. Giudico un centravanti d'area di rigore, quindi penso che debba giocare lì. Credo pure che la questione del Frosinone oggi non sia squisitamente tattica, forse atletica, forse più atletica e magari anche di natura mentale. Voglio dire, ho letto anche su Facebook, molti tifosi hanno sottolineato qualcosa di negativo nell'allenatore, nell'atteggiamento della squadra, nel modulo tattico. Innanzitutto, torno all'anno scorso, a due anni fa, l'Avellino qui alla quarta giornata prese due schiaffi e fece una figura peggiore di quella che ha fatto il Frosinone ieri a Catanzaro. Anche lo Spezia due anni fa. Lo Spezia ne prese tre e sembrava una truppa in disarmo. Entrambi hanno vinto il campionato. Il Latina, credo alla settima o all'ottava lo scorso anno, ne prese tre a Prato, non a Catanzaro. Quattro addirittura. Quattro a Prato. Questo per dire che le squadre forti, secondo me, hanno bisogno di più tempo per poter carburare. Dico anche a chi sottolinea che c'è un aspetto tattico che probabilmente va rivisto, che questo è vero, ma che è altrettanto vero che ieri il Frosinone era in campo con 9 undicesimi che c'erano lo scorso anno e che facevano lo stesso modulo. Allora mi chiedo perché, per esempio, Frara, che faceva lo stesso modulo lo scorso anno, è stato il migliore in campo quasi sempre nella passata stagione e adesso sta incontrando difficoltà. Forse perché hanno fatto un tipo di lavoro diverso. E questo lo possiamo chiedere a Daniele. Esatto, Daniele, il tipo di preparazione è stato diverso quest'anno? Ma più o meno le stesse cose. Anche noi con la squadra, adesso diciamo lo scoop era che il Frosinone i primi 20 minuti soffre. La preparazione e il riscaldamento sono le stesse più o meno rispetto a quelle dell'anno scorso. Solo che magari, come ha detto lui, le squadre forti hanno bisogno di più tempo. Però la cosa che, per quanto riguarda quello che vedo io, non so voi, il Frosinone non è che sia una squadra che è morta, cioè è più che viva. Assolutamente no. Assolutamente in tre partite no. Ha fatto vedere il suo valore. Certo che c'è da migliorare, quello con il tempo poi sicuramente sarà così. Però la squadra è viva, non c'è da preoccuparsi o a dire perché il Frosinone, perché... Dichiarazioni simili a quelle di Roberto Stellone nel post partita della sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Frosinone, lo andiamo ad ascoltare. Roberto Stellone, intervistato ieri al termine del match. Siamo partiti molto, molto bene, molto forti, i primi 20 minuti abbiamo creato diverse palle gol, non siamo stati bravi e fortunati a concretizzarle. Poi è venuto su questa punizione dalla tre quarti il gol loro, dove la devo rivedere bene per capire dove è stato l'errore, oltre alla bavura del giocatore che ha segnato. E poi abbiamo perso un po' terreno, ci siamo un po' abbassati e il Catanzaro, devo dire, negli ultimi 20 minuti del primo tempo ha giocato sicuramente meglio di noi. Nella ripresa logicamente loro dovevano difendere questo risultato di
di vantaggio, questo 1-0, e si sono abbassati un pochettino. Abbiamo provato, non era più facile giocare palla a terra come avevamo preparato e come volevamo. Ci siamo limitati a giocare dei lanci lunghi, ma a volte può essere anche una soluzione, e in diverse occasioni, penso 3-4 volte, potevamo pareggiare la partita. Insomma, una sconfitta che non ci voleva, che però ai punti diciamo che sicuramente non meritavamo di uscire da questa partita, da questo campo con 0 punti. Ma no, sappiamo insomma che non è che siamo una squadra forte, che fino alla fine ce la giocheremo con un gruppetto di 4-5 squadre per arrivare tra le prime, ma il campionato è ancora lungo. Insomma, l'anno scorso siamo partiti fortissimi e alla fine siamo arrivati corti. Quest'anno magari partiremo un po' più lenti e arriveremo fino alla fine. E nella partita sono 3 partite dell'inizio del campionato che andiamo in svantaggio. Nelle prime 2 siamo stati bravi a rimediare, oggi ci abbiamo provato, siamo stati un po' sfortunati. Insomma, la voglia, la cattiveria, i ragazzi ce l'hanno messa, quindi non posso che ringraziarli per l'impegno. Dispiace perché magari potevamo essere un po' più fortunati, un po' più cattivi sotto porta, e potevamo rimettere in piedi una partita. Questo Roberto Stellone subito dopo la sfida del Ceravolo. Daniele, quando hai saputo di giocare dall'inizio? A noi questo devi dircelo. Ufficiale quando avete saputo voi, sabato mattina. Ah, quindi in conferenza sabato. Io sabato mattina alla rifinitura, poi penso voi il sabato pomeriggio. Com'è? Fino a venerdì. Hai dormito poi il sabato notte? Eppure è stata una notte magari agitata? No, c'era tensione, dormito, diciamo, tranquillo. Fino al giorno prima riesco a controllare. Poi in campo? In campo pure. Il problema so magari quando sali in pullman che stenda verso lo stadio. Lì inizi a pensarci, insomma. Pensi, Marco, ti hanno convinto i cambi di Stellone? Biasi, Altobelli e Aurelio rispetto alla gara di Pisa? Non c'è la controprova. Sasà, allora lui ha cominciato molto bene, secondo molto me. Ha fatto un buon primo tempo, di grande personalità. Ha fatto 2-3 break buoni sulla tre quarti. Tra poco vediamo anche una palla di Ciofani che grida ancora vendetta. Bella assist a Ciofani. Sì. Poi si è perso, probabilmente coinvolto nel fatto che la squadra si è un po' persa. Sasà anche ha fatto bene, secondo me, manca ancora di quel po' di cattiveria agonistica, di quella tigna in più che gli potrebbe consentire il salto di qualità definitivo. E Biasi dietro, tutto sommato, avevano clienti scomodi con Bertoncini, l'hanno controllati concedendo poco, perché poi le palle gol del Catanzaro sono nostri errori, 2 di Zappino e 1 di piazzamento su quella punizione. Catanzaro che poi gol a parte magari ha fatto poco, molto infatti. Meno rispetto al Frosinone. Gli ex, Daniele, Alessandro Marchi, che praticamente ci sei stato a contatto quasi tutta la partita, e Fabio Catachini, hanno fatto bene entrambi. Sì. Loro sono 2 giocatori validissimi, secondo me, che anche qui a Frosinone, Fabio magari l'ultimo anno un po' meno, però credo che abbia fatto bene. Con lo stesso Alessandro, anche se magari lui, come dice lui, ha trovato poco spazio, però è un giocatore che non ha bisogno di presentazione. Lo stesso Fabio, hanno un sacco di presenza in Serie B, e contro di noi magari ci tenevano personalmente, non so se avevano motivi. Magari di ex qualcosina in più ce la metti sempre, ex, insomma. Sì, è così. Mentre stiamo rivedendo tutte le occasioni create dal Frosinone al Ceravolo, torniamo però nel post partita da Roberto Stellone a Oscar Brevi. Tra l'altro sono stati compagni di squadra al Torino qualche stagione fa. Oscar Brevi, terzo incrocio con il Frosinone, 3 sconfitte per i giallazzurri, 2 volte con la Cremonese e ieri al Ceravolo di Catanzaro. Oscar Brevi nel post partita che parla anche del Frosinone di Stellone. Sì, abbiamo giocato con 2 punte, al di là del modo, con Martignago un po' più largo, per cercare di creare qualche difficoltà al Frosinone. Credo che ci siamo riusciti, al di là dell'infortunio di Russotto, che ci ha privato comunque di un altro componente del Catanzaro. Per quanto riguarda che la squadra è sempre stata ordinata, oggi abbiamo provato dei meccanismi diversi, ma comunque io l'avevo già detto che abbiamo lavorato sempre comunque su diverse situazioni. Io non porto avanti un'idea sola, perché è giusto che i calciatori siano pronti a mettersi a disposizione anche sotto altri aspetti. È normale che ci vuole del tempo, come per tutte le cose, però ripeto, secondo me abbiamo fatto
un ottimo primo tempo, perché avevamo di fronte una squadra forte, una squadra ambiziosa, però credo che tranne la parte iniziale, il secondo tempo l'abbiamo fatto bene, siamo ripartiti bene, direi bene, e dopo nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, con la loro fisicità, queste palle lunghe creano problemi a tutti, perché comunque hanno struttura, hanno forza fisica, hanno centimetri, e queste palle son difficili da andare a lavorarci, insomma, non hanno più giocato, hanno buttato sempre questa palla che creava dei pericoli. A quel punto, con qualche difficoltà, che avevamo giocatori con i crampi, giocatori che avevano speso molto, qualcuno che non aveva mai fatto 90 minuti, abbiamo dovuto fare delle scelte immediate, poi abbiamo messo Germinale lì davanti a proteggere un po' su queste palle lunghe, anche perché non riuscivamo più a ripartire, non avevamo più gamba per ripartire, abbiamo fatto questa scelta, alla fine siamo stati premiati, però faccio i complimenti ai ragazzi, perché si cresce nella sofferenza, noi non possiamo pensare di vincere senza soffrire. Questo Oscar Brevi, tecnico del Catanzaro. Daniele, vi ha sorpreso forse questo atteggiamento da battaglia subito del Catanzaro dopo il primo quarto d'ora? Beh, noi se c'era anche un clima particolarmente caldo ieri, insomma. Sì, vabbè, Catanzaro, c'era da aspettarselo, insomma. Di presentazioni. Diciamo che noi forse abbiamo subito gol nel momento nostro magari migliore, perché se vedo come... Magari la sblocca subito il Frosinone, cambia tutto. Sicuramente è una partita diversa. Siamo partiti forti i primi 20 minuti, a differenza delle altre due partite di campionato, dove siamo stati un po' attaccati, il Frosinone parte. E loro con il gol, come hai detto tu, anche l'ambiente si sono caricati, quindi hanno avuto forse anche più fiducia nei loro mezzi, però nonostante ciò non mi ricordo qualche occasione. Sì, infatti, poche, del Catanzaro, poche occasioni da gol. Forse hanno alzato un po' il baricentro, tenendo un po' più il possesso palla rispetto a noi, però ti ripeto, occasioni non ce ne sono state. Daniele, tanti lanci lunghi, soprattutto nel secondo tempo, per sfruttare giustamente la fisicità di Daniel Ciofani e Davis Curiale. Richiesta del mister, oppure proprio il tipo di partita imponeva quello, insomma? Diciamo che verso il finale, quando hai a disposizione due giocatori come Curiale, Ciofani, come ha detto stesso Brevi, di fisicità e centimetri, conviene anche alla squadra fare quel tipo di lavoro, soprattutto in questa categoria della Lega Pro, che particolare, loro si erano chiusi dietro, non ci davano la possibilità di giocare, anche lo stesso campo, il campo non era in ottime condizioni, e quindi era anche per il bene della squadra, conveniva quel tipo di gioco. Il mister aveva messo all'inizio quattro attaccanti, poi addirittura cinque, sì, quindi abbiamo chiuso con cinque palla attaccanti, con Cesaretti, Paganini, i due, sì, altissimi lì davanti, sperando qualche spizzata, una sponda, e che poi, se andiamo a vedere, sono anche riuscite, solo che ci è mancato il gol. Anche quel pizzico di fortuna. Marco, sconfitta che arriva alla terza giornata, è il momento giusto magari per reagire? Bene, insomma, è una sconfitta che fa bene, no? Perché quando vedi Zappino che ha qualche incertezza, quando vedi la squadra che magari in un paio di circostanze parte male, secondo me hai la sensazione che ancora debba scoccare la scintilla giusta, e quindi può servire magari più una sconfitta che non fare un pareggio rimediato a Catanzaro. Sono convinto che questa sconfitta porti tutti con i piedi per terra e più cattivi di prima. Si ricomincia, non è successo assolutamente niente. Anche perché, insomma, la prossima settimana, nel giro di 5 giorni, il Frosinone giocherà due volte, prima in casa con il Barletta e poi in anticipo venerdì prossimo contro la Nocerina. Vediamo insieme le occasioni da gol create dal Frosinone nel primo e nel secondo tempo. Il Frosinone ha iniziato la partita alla grande con 3 occasioni nei primissimi minuti. C'è stata subito quella creata da Sasa Aurelio, in cui Bindi ha fatto la prima parata. Eccolo qui, questo era forse il terzo quarto minuto. Aurelio che entra in area, scarica il sinistro e bravo subito Bindi, ex portiere del Latina, a respingere. Poi Frosinone ci riprova sull'asse Matteo Daniel Ciofani, colpo di testa debole dell'ex centravanti del Perugia. Poi ancora nel corso del primo tempo, intorno al 20esimo, lancio di Blanchard, c'è sempre Matteo Ciofani che riesce in qualche modo a sfondare sulla destra. Serve Frara che arriva con il passo un po' troppo lungo davanti a Bindi. Nel secondo tempo succede di tutto. Questa è una discesa di Salvatore Aurelio a metà della ripresa. Aurelio che fa tutto bene, poi non riesce ad angolare bene il tiro con il destro. Poi tantissime occasioni, soprattutto dalla mezz'ora in poi. Qui c'è il lancio di Blanchard, la palla passa, Aurelio che recupera palla, la mette all'indietro, arriva Ciofani, Bindi non si sa come riesce a tirare fuori il pallone in un'azione simile a quella che portò al pareggio di Santoruvo la passata stagione a Perugia. Poi qui altro salvataggio miracoloso di Bindi, torre di Ciofani, rovesciata di Curiale, Bindi se la ritrova lì tra le mani. Nel finale, forse l'occasione più limpida del Frosinone, è un'autentica invenzione di Daniel Ciofani. No, qui ce n'è un'altra con il
Cross di Aurelio, c'era anche un po' di vento, la palla si stava quasi infilando sotto l'incrocio dei pali, è arrivato con un attimo di ritardo Luca Paganini, che era entrato proprio nel secondo tempo. Tra l'altro ieri c'è stato anche l'esordio di Gessa nel Frosinone. Questa è l'occasione che raccontavo in precedenza, il lancio di Matteo Ciofani per Daniel Ciofani, che fa una grandissima giocata, poi conclude Bindi con il gomito, non lo so, anche un po' con un po' di fortuna, con un pizzico di fortuna, riesce ad evitare il pareggio del Frosinone. Fernando, mi guardi? Da gol. 9 occasioni da gol, le contate. Sono comunque indicazioni importanti, perché insomma Frosinone ha perso, ma creare 9 occasioni penso sia un dato importante, nonostante non sia stata una grande sempre giornata. Distratto, però... Io seguo, sono sempre attento. Tra l'altro Bindi forse ha un conto in sospeso, non vogliamo, con il Frosinone. Vogliamo vederlo, ci sta simpatico, ci scrive su Twitter, però basta, perché ogni volta che incontra Frosinone fa sempre delle grandi partite, anche ieri. L'anno scorso gran parata su Aurelio Francione, al ritorno salva il risultato su Curiale, anche se il Frosinone poi porta a casa il successo. Bindi, che è stato grande protagonista ieri nella sfida del Ceravolo, l'abbiamo ascoltato nel post partita. Tra l'altro Bindi era l'esordio in casa dopo la gara giocata a Prato con la maglia del Catanzaro. Giacomo Bindi nel post partita. Beh, guarda, io credo che il primo tempo abbiamo giocato benissimo, non abbiamo proprio fatto respirare il Frosinone, abbiamo stoppato tutte le loro azioni e abbiamo teso la nostra trama di gioco. Poi sì, chiaramente il Frosinone, magari avendo un gioco più che altro di rimessa con palle lunghe, spizzate, la loro occasione ce la trovano sempre, anche perché comunque davanti hanno gente importante come Ciofani e Curiale. Però penso che la partita l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo interpretata benissimo, abbiamo studiato in settimana col mister, siamo stati aggressivi, precisi. Poi nel secondo tempo magari complice un po' più di stanchezza da parte dei ragazzi, qualche fallo anche concesso un po' di troppo, chiaramente Frosinone ha avuto qualche più opportunità. Io sono contento della mia prestazione, ma come dicevo prima, cioè la cosa che la valorizza è la vittoria, insomma, cioè non avessimo vinto sicuramente andrei a casa con qualche rammarico, invece così posso godermela a pieno. Sì, il sole è stato come un nemico clamoroso nel secondo tempo, perché la traiettoria entrava precisa nella sfera di luce e ho rischiato 2 o 3 volte di non vederla, me la sono ritrovata nelle mani, ma perché mi ero messo in posizione precedentemente e sono riuscito a trovarmela lì, però sì, è molto fastidioso. Queste le dichiarazioni di Giacomo Bindi nel post partita. La trasmissione prosegue nel corso dei nostri servizi. Vediamo intanto, con l'aiuto della grafica, la partita di Daniele Altobelli. È stata la prima, insomma, da titolare dopo una serie fatte dalla panchina, mi sembra 4-5 presenze fatte negli ultimi 2 anni. Daniele, questa è la scheda di Daniele Altobelli al Ceravolo. Minuti giocati 66, è stato sostituito da Cristian Cesaretti nel corso del secondo tempo. Palle perse 8 su 19. Siamo andati bene, dai. Tiri in porta 0, troppo lontano da Bindi. Ci sono sempre quelle tra parentesi, sono le cose che pensa Fernando, che scriviamo. Ecco, dribbling 3 su 5 tentativi, anche qui siamo andati abbastanza bene, più del 50%. Assist 1, mezzo capolavoro per Ciofani, tra poco lo rivediamo, quella palla veramente è stato ancora una volta bravo Bindi. Gol 0, non è il suo mestiere, ma perché Fernando, poverino, lo farà? Questa l'hai scritta tu, Fuggiano. Colpi di testa 2, meglio palla al piede, falli fatti 5, tanta legna in mezzo al campo, falli subiti 4, clima da battaglia al Ceravolo. Come giudichi la tua prova, Daniele? Che cosa ti è mancato secondo te ieri? Mancato, visto che non ho partite sulle spalle, non ti posso dire la differenza, però sicuramente ho tanto da lavorare, da imparare. Spero di essermi fatto trovare pronto e di aver dato il mio massimo contributo alla partita, ripagando la fiducia di mister Stellone. Eccolo qui, stiamo vedendo la giocata nel primo tempo. Hai vinto un rimpallo, hai fatto un dribbling, poi questa palla in verticale per Ciofani, bellissima, come al solito, spunta Bindi, insomma, riesce ad anticipare l'attaccante del Frosinone. Questa è la giocata, Daniele, che ne parlavamo prima, anche ieri in aeroporto ne abbiamo parlato, poteva cambiare un po' la partita e anche la tua prestazione, che comunque è stata positiva. Sì, però ti ripeto, come ho detto ieri a te, quando giochi sei giovane nella prima, in un ambiente dove comunque sia la piazza si aspetta tanto da questa squadra, se avessi contribuito alla prestazione magari insieme alla squadra con una vittoria, adesso forse era tutto diverso. Se Ciofani fa cosa su quella mia palla, magari oggi Altobelli era la stella, perché l'invenzione di Altobelli, però io sono soddisfatto lo stesso e ti ripeto, spero di farmi il prima possibile. È andata bene comunque, Fernando, vai, top, vediamo, e flop. Sì, vediamoci le grafiche dei top e dei queste flop. Le fatte tutte tu, queste tu, l'ho fatte io. Questa assumi le responsabilità, per favore. Sulla scheda di Altobelli c'è anche il tuo. Occhio che c'è l'avvocato qui che ti guarda. L'avvocato mi controlla. Vediamoci le grafiche dei top e dei flop del girone B di prima divisione. Partiamo dai top 11 di questa terza giornata di campionato. In porta, vabbè, c'è Bindi.
In difesa abbiamo messo Catacchini a destra, Mengoni che ha firmato il secondo gol in tre partite del Benevento, in mezzo con Rozio e Giacomini sulla sinistra. A centrocampo Corvesi del Prato, Palma della Nocerino e Moroni del Gubbio. Vannucchi, trequartista del Viareggio, gol ieri di Glivannucchi. Davanti la coppia Evacuo, che ieri ne ha fatti due, e Rashid Darmala, attaccante del Pisa, che dopo aver segnato contro il Frosinone ha segnato anche una ieri. Una coppia leggera, insomma, è scelto. Sì, dai. Piccoli, leggeri. C'è anche Catacchini, Marco. Ti è piaciuto ieri Catacchini? Sì, bisogna dirlo, come non me l'aspettavo e come forse non l'avevo mai visto a Frosinone. Propositivo in fase d'attacco e molto attento in fase difensiva. Ha controllato prima Curiale, poi Paganini, si è disimpegnato molto molto bene. Volevo fare io una domanda a voi, sì, se posso. Intervistando il presidente del Catanzaro ieri, Cosentino, mi ha detto, sì, una frase che, sulla quale ho riflettuto molto. Dice: ho visto il Frosinone e mi è piaciuto molto di più quello di oggi che non quello dello scorso anno che aveva vinto 3-0. E, ecco, non so voi come la commentate. Ma io ripenso alla partita dell'anno scorso, secondo me è stato il miglior Frosinone della stagione, soprattutto quello visto al Ceravolo, che creò penso 10-12 occasioni da gol e vinse tra gli applausi del pubblico di casa. Non so perché questa battuta del presidente Cosentino, sinceramente. Tu come c'è riferimento alla qualità della rosa, secondo me. Evidentemente ha visto un Frosinone che è potenzialmente più forte di quello dello scorso campionato. Sicuramente è più forte anche il Catanzaro, perché comunque ha fatto un mercato comunque importante. Perché comunque Catanzaro, Germinale, che però viene vista da, abbiamo sentito anche i colleghi in settimana scorsa, ci hanno detto che una squadra fatta così, una squadra normale, ma secondo me a Catanzaro parecchie squadre perderanno punti. Eh sì, perché di giocatori importanti ce ne sono. Poi con i flop, c'è cioè qualcuno del Frosinone nei flop, no? No, non ne abbiamo messi. Tutto il Lecce hai messo, dai. Dai, come fai a non mettere il Lecce? Lecce ha perso la terza partita consecutiva. Controlliamo intanto la situazione Moriero. Sì, lo sempre, sto controllando, ecco, dopo i flop vi diamo aggiornamenti. Perucchini, il portiere del Lecce, in porta. In difesa Romeo del Barletta, Vinetò, seconda partita disastrosa consecutiva. In mezzo con Perrotta della Paganese e dalla mano della sinistra. Fedelissimo Vinetò, grande. Sì, anche del lunedì scorso l'abbiamo messo. Centrocampo della Latta del Viareggio, Parfait del Lecce, Salvi del Lecce, davanti Cicerelli del Barletta, Arrighini che dopo la tripletta nella prima giornata del campionato ieri si è fatto l'autogol. Sempre protagonista, William della Paganese, sì. Quindi per la seconda volta Arrighini viene nei flop, insomma, una volta nei top e questo lunedì l'abbiamo inserito nei flop. Vai con adesso gli aggiornamenti. Controllo Moriero. Ah, ok, controlli Moriero. Intanto vediamo insieme i risultati della terza giornata del campionato di prima divisione. C'è stato il successo importantissimo del Benevento, 4-1 contro il Lecce. Rischia Francesco Moriero, ex tecnico del Frosinone. 3 partite, 0 punti. Insomma, questo inizio del Lecce non se l'aspettava nessuno. Non c'è neanche una squadra a punteggio pieno. Ha vinto il Prato 2-0 al Puttilli di Barletta, prossima avversaria del Frosinone. 1-1 tra Gubbio e Salernitana. 1-0 del Pisa sul campo dell'Aquila nella sfida tra i fratelli Pagliari, Dino e Giovanni. 1-1 della Nocerina contro il Grosseto. Ha vinto fuori casa l'Ascoli, occhio all'Ascoli che ha vinto 1-0 al Marcello Torre di Pagani, che non è mai un campo semplice. 2-2 tra Pontedera e Viareggio con il pareggio rocambolesco dei padroni di casa alla fine della gara, praticamente oltre il 90esimo. Riposava ieri il Perugia. Vediamo anche la classifica. Come detto, non ci sono squadre a punteggio pieno, a 9 punti per il momento comanda il Benevento insieme al Pontedera, che è la rivelazione. Occhio al Pisa, che ha fatto 7 punti di cui 6 in trasferta per la formazione di Pagliari, a 5 il Prato, il Catanzaro, a 4 tutte le altre, tra cui il Frosinone. Chiude, come detto, il Lecce a 0 insieme alla Paganese, il Barletta a 1 punto, il Barletta prossimo avversario del Frosinone. Marco, questa è la classifica, è solo la terza giornata, però insomma già può dire qualcosa visto il Benevento. Benevento lancia un segnale importante, oltre che per i punti, per il punteggio con cui ha vinto ieri, no? Un'affermazione veramente dirompente che dà la misura di una squadra che si è fatta subito quest'anno, anche perché secondo me ha confermato l'allenatore e buona parte dei calciatori dello scorso campionato. Quindi è una squadra già rodata, che parte forse un po' più avanti delle altre. Il Lecce è così, te l'aspettavi? Sicuramente no, devo dire che se il presidente del Lecce sta vedendo in streaming la trasmissione, aveva dei dubbi sul futuro di Moriero, voi l'avete praticamente, l'abbiamo praticamente bugiato, l'avete affossato in maniera come se ci fosse facciamo qualcosa, il nostro gioco, lo qualcosa sai, di personale, no, assolutamente Moriero, no, anzi, lo salutiamo, scoprire Moriero, adesso assolutamente, assolutamente. Vai Fernando, calciomercato.it, da Moriero confermato sulla panchina del, ecco, Lecce, indiscrezioni che giungono da Sky, quindi perché adesso, il presidente adesso sta guardando adesso, adesso ho controllato sul calciomercato.it, quando lo dici non è che devi adesso andiamo a controllare, quindi andiamo non a controllare ci sono meglio, neanche papabili insomma, no, la panchina del Lecce. Per le prossime partite Moriero dovrebbe rimanere sulla panchina del Lecce, questo c'è al momento. Adesso però controlliamo più approfonditamente nel corso della trasmissione. Ci ha scritto anche Bindi su Twitter, ecco, lo stavamo chiamando, è arrivato il tweet, ci ha scritto: buona trasmissione ragazzi, per stasera posso anche non guardarvi perché so l'esito del match. Ah bene, insomma, ti ha dato anche una bella frecciatina. Daniele, l'avversaria da battere è il Benevento.
Ma in questo campionato ce n'è più di uno da battere. Che dite vabbè, dentro gli spogliatoi, magari? Che cosa diciamo? Vabbè, Benevento, Lecce, stessa Salernitana. Secondo me il Pisa pure è già una squadra importante che ci siamo messi alle spalle. Lo stesso Catanzaro, che non so perché dicono che sì, è una squadra tranquilla. Come fai a dire una squadra tranquilla con Fioretti, Germinale? Fioretti, Germinale. Se c'era Russotto ieri in tribuna. Russotto in tribuna, Bindi in porta. Sì, quindi anche noi ci siamo rimasti, perché i colleghi di Catanzaro l'hanno definita una squadra normale. E infatti noi c'eravamo gasati ieri, pensavamo a un successo tranquillo invece. No. Lo sapevamo il valore del diciamo che da furbi si stanno a nascondere bene loro. E infatti, perché Brevi è un allenatore ambizioso, la piazza è quello che è, quindi non possono assolutamente nascondersi. Fernando, abbiamo in chiusura l'esperto. Prima dell'esperto abbiamo controllato Moriero, Gianluca Di Marzio dice che resta a Lecce, se lo dice okay. Gianluca Di Marzio ci fidiamo. Per il momento la proprietà non se la sente di esonerare l'allenatore, quindi gli è stata data ancora fiducia per le prossime partite. Quindi Moriero per il momento resta la guida del Lecce, abbiamo l'esperto di questa settimana per la prima volta nella serie di kick-off e pro e contro, è un esperto donna. Donna che arriva da lontano, direttamente da Catanzaro, perché ieri era al Ceravolo, ha visto la partita del Frosinone, segue spesso il Frosinone, per cui ascoltiamo le sue dichiarazioni, la sua analisi e poi torniamo, c'è la pubblicità, poi torniamo, secondo blocco interamente dedicato al nostro ospite Daniele Altobelli, reggiti forte perché il secondo blocco sarà veramente importante, tutto dedicato a te, ci vediamo l'esperto e poi ci fermiamo un paio di minuti, restate con noi, restate su Kickoff. Primo stop stagionale per il Frosinone che viene bloccato al Ceravolo da un Catanzaro determinato e grintoso, ma soprattutto da un miracoloso Bindi che nega ai canarini la gioia del gol in diverse occasioni. È buono l'avvio di gara dagli 11 di Stellone che impegnano da subito il portiere giallorosso, prima con Aurelio e poi con Ciofani. Rimane buono solo l'avvio di gara perché con il passare dei minuti è il Catanzaro che trova grinta e carattere e comincia a determinare le trame del gioco. Tanto che al 33esimo Martignago trova la rete che poi determinerà il match. A mio parere oggi si è visto un Frosinone molto nervoso, poco cinico e incisivo sotto porta e a parte qualche imbeccata di Daniel Ciofani difficilmente trovavano spunto per tirare a rete, visto la buona prova della difesa del Catanzaro, ma soprattutto visto il muro innalzato da Bindi. Comunque l'errore più grandi sono stati fatti secondo me in difesa, dove ci sono state parecchie sbavature e dove si è concesso molto al Catanzaro. Una giornata no può capitare a tutti, il Frosinone comunque è una grande squadra, un grande organico e già da domenica prossima in casa contro il Barletta dimostrerà quel che vale e sicuramente lo troveremo ai vertici di questo girone. Quindi in bocca al lupo a Stellone e ai suoi ragazzi e che sia un anno pieno di soddisfazioni. Questa è la clip del nostro Leonardo Bianchi interamente dedicata a Daniele Altobelli. Daniele, com'è il salto dalla Berretti ai grandi? Salto che hai fatto l'anno scorso tu. Lungo, salto lungo. Bello lungo, eh? Sì, la differenza è netta, è un altro mondo, però l'importante è arrivarci preparato, soprattutto con la testa, perché se hai le capacità sia fisiche che tecniche e riesci a abbinare la testa ci puoi stare benissimo. Nelle immagini abbiamo visto anche un gol che hai realizzato l'anno scorso proprio al Ceravolo di Catanzaro con la maglia della Berretti, un calcio di rigore nel successo della formazione di Marcella. L'anno scorso hai giocato con il Catanzaro, quest'anno esordio dal primo minuto con il Catanzaro, ti porta bene? Sì. È andata abbastanza bene. C'è una nostra rubrica interamente dedicata al nostro ospite, quindi questa sera a te. C'è il nostro Stefano Barletta che paragona, Fernando, tu lo sai, il nostro ospite ad un pugile importante. A mano di pietra. A chi? Adesso lo vediamo nel servizio kickbox. Stefano Barletta, paragone con un pugile e Daniele Altobelli.
Se dovessimo paragonare Daniele Altobelli ad un pugile, ad un grande pugile del passato, beh, questi secondo me sarebbe sicuramente Roberto Durani, il famosissimo Mani di Pietra, uno dei pugili più importanti tra gli anni 70 e 80, anche se poi anche nel decennio successivo riuscì comunque a conquistare dei titoli importanti. Roberto Duran, soprannominato appunto Mani di Pietra, era un pugile originario di Panama, che ha vinto titoli mondiali in diverse categorie, nei pesi leggeri, nei super leggeri, nei welter, nei super welter, nei medi e addirittura nei super medi. Perché il paragone con il giovane Altobelli? Più che altro vogliamo augurargli la stessa sorte di Roberto Duran, che fu in grado di diventare campione del mondo addirittura al suo primo incontro da professionista. Dopo una velocissima carriera dilettante, Duran debuttò come professionista il 26 giugno del 1972 al Madison Square Garden di New York. Aveva compiuto da 10 giorni 21 anni ed affrontò il campione del mondo della categoria dei pesi leggeri, il britannico Ken Buchanan. Ebbene, nonostante il campione britannico avesse uno score invidiabile fatto di 43 vittorie, di cui ben 23 per KO, Duran riuscì nell'impresa di batterlo. Già riuscì a stenderlo, a mandarlo al tappeto dopo poche riprese, esattamente, anzi al primo round di quella sfida, e poi vinse per KO tecnico al 13° round in maniera un po' contestata. Probabilmente il colpo risolutore venne sganciato sotto la cintura, anche se l'arbitro non fu d'accordo. Il resto della carriera di Roberto Duran ha ben poco da dire, la conosciamo tutti: leggendaria la doppia sfida nel 1980 contro un altro grande, Sugar Ray Leonard, che si concluse la prima con la vittoria di Duran, la seconda con la vittoria di Leonard per il ritiro però del pugile latinoamericano, con il celebre e famosissimo No Mas, non più, perché probabilmente, così dicevano dallo staff, dal team di Duran, l'atleta, il pugile, era frustrato al fatto che non riusciva proprio a colpire il suo avversario. Poi ricordiamo che 9 anni dopo ci fu una rivincita, un tentativo di rivincita, ma il risultato fu sempre favorevole ai punti a Leonard. Ebbene, Roberto Duran sicuramente era un pugile, nonostante non gareggiasse in categorie di peso importanti, sicuramente fu un pugile molto potente, uno dei più temibili di tutta la sua generazione, appunto tanto da essere soprannominato Mani di Pietra. Ritiratosi poi ha iniziato a fare carriera come commentatore televisivo e nel 2009 è stato nominato ambasciatore dello sport per Panama. Marco, commentavamo il servizio di Stefano Barretta, te ne intendi tu di pugilato, no? Sì, sicuramente, infatti condivido pienamente i giudizi che ha dato Stefano, tutto giusto anche nelle prime due puntate, devo dire. Sei un grande esperto. Grande esperto. Daniele Altobelli ha già il joystick in mano con il nostro Fernando, quindi tra pochi minuti il kick-off di Frosinone Barletta. Cerchiamo di indovinare un risultato, per favore, ragazzi. Fernando, ti faccio un appello, perché tra sexy pronostico, la PlayStation, non ne azzecchiamo mai uno. Quindi subito in campo Frosinone Barletta, tra l'altro sfida in cui ci saranno due ex, Matteo Vaccarecci e, aiutami, e Andrea Lamantia, che tra l'altro l'anno scorso ha fatto anche gol nella sfida del Matusa, nei precedenti dell'anno scorso, 3-1 del Frosinone in casa e 0-0 deludente in trasferta per i giallazzurri di Roberto Stellone. Tra poco iniziamo, siamo un po' in ritardo. Fernando, come mai? Che è successo? Ah, c'è il Barletta oggi, quindi non c'è il Galatasaray, il Fenerbahce, no, come nelle altre puntate. Bene, hai fatto le cose fatte bene, vai. Kick-off, quindi si parte con Frosinone e Barletta. Daniele, mi dovrei rispondere naturalmente alle domande. Sei giovanissimo, sei un classe 93, ma indossi questa maglia praticamente da 7 anni. Ti senti già importante, ti senti già senatore del Frosinone? Mi sento di casa, più che altro. Ti senti di casa, ok. Senti, la tua avventura è iniziata, se non vado errato, nei giovanissimi nazionali. Sì, grazie ad Ernesto Salvini. Oggi sì. Che rapporto hai? Che cos'è per te il direttore Salvini? Il direttore, magari adesso che stai in prima squadra, c'è un po' più, ci poteva essere un po' più distanza, invece il rapporto è rimasto lo stesso. Prima di tutto un rapporto di fiducia, di stima, per me è più che un direttore. Ok, vi ha coltivato, insomma, vi ha fatto, sì. Vi ha fatto crescere, sì, insomma. Sì, sì. Senti, invece Roberto Stellone, che mi dici? Roberto Stellone? Ma chi è? C'è una telefonata, forse. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, attenzione, un grande amico di Daniele Altobelli. Daniele, un fratello, non è un amico. Un fratello, vai, presentalo tu. Fratellino. Massimiliano Carlini. Parlano bene a di quelle cose. Massimiliano Carlini, ospite di Kickoff. Ciao Massimiliano, come stai? Ciao a tutti, buonasera, bene, grazie. Allora, come va questa tua avventura alla Cremonese?
Dai, sta andando bene, abbiamo iniziato il campionato bene, adesso speriamo di continuare così, siamo un'ottima squadra, adesso i risultati stanno arrivando, quindi speriamo che continui bene. Senti Massimiliano, invece di Daniele che mi dici? Ma io in questo caso sarei imparziale, perché come ha già detto lui, per me è un fratello, quindi non potrei far altro che parlarne bene, però a detta da altre persone che lavorano sia nel Frosinone sia comunque nell'ambito calcistico, mi parlano tutti molto bene, so che sta facendo bene, quindi gli dico di continuare così, che è sulla buona strada. Massimiliano, un difetto di Daniele Altobelli? No, per me non ne ha. Non ha difetti, quindi è proprio un fratello. Grazie Massimiliano, in bocca al lupo per la tua avventura. Grevi, ciao a tutti. Grazie a Massimiliano Carlini. Intanto è cambiato il risultato. Chi ha segnato? Ha segnato Curiale, quindi 1-0 del Frosinone sul Barletta. Daniele Altobelli, ma anche Mirko Gori, Enrico Crescenzi, Luca Paganini, Fabio Formato, Daniele Frabotta, Leandro Campagna, mi sono dimenticato sicuramente qualcuno. Un gruppo molto unito siete, Daniele. Cosa potete dare al Frosinone in questa stagione e anche in futuro, secondo te? Come hai detto tu, la caratteristica che ci distingue è proprio l'unione, perché noi, oltre ad essere compagni di squadra sin dalle giovanili, abbiamo proprio l'abitudine di... cioè, è diventato un vero rapporto d'amicizia, non di compagni di squadra. Uscivamo insieme, cioè usciamo ancora adesso insieme, ci sentiamo. Lo stesso Ciro Amelio, che adesso è alla Paganese, io lo sento quasi tutti i giorni e c'ho un rapporto fantastico. Quindi questo può solo che far bene, perché se in campo sei, oltre compagno di squadra, amico, io per te do l'anima e tu per me fai lo stesso. Quindi... Ma chi è il più forte tra di voi, Daniele? Io. Sei tu il più forte. No. Senti, c'è qualcuno invece che secondo te magari si è perso per strada, qualcuno che magari agli allievi era fortissimo e adesso non si sa dove. Ma di preciso non mi ricordo bene, però sicuramente se ne sono persi, perché se guardi la formazione giornalistica nazionale, gli 11 titolari, di quella formazione siamo rimasti soltanto io e Mirko Gori, quindi avevano tutti belle capacità, erano bravi a giocare a calcio, quindi già lì puoi vedere. Senti, se non sbaglio, Daniele, tu hai segnato il calcio di rigore decisivo nella lotteria finale della semifinale playoff, della semifinale scudetto contro il Milazzo a Monza due stagioni fa. La Beretti. È stato quello il momento, diciamo, più delicato, il punto emozionale più alto della tua carriera da calciatore? Cioè, cosa si prova a battere l'ultimo rigore? Sicuramente c'è emozione, però sono un tipo abbastanza freddo. È freddo? Sì, sì, dai. Senti, invece l'infortunio della passata stagione è il momento più brutto, forse? Forse mi ha condizionato la passata stagione, perché se poi vi ricordate è stato il periodo dove i centrocampisti si fecero male tutti insieme, sì. Magari lì avevo la possibilità di giocare, di esprimermi e non ho potuto. Ti sei dovuto fermare. Però... Senti, nel Frosinone di oggi chi è il giocatore di riferimento per te? Ma io ho sempre detto Frara, perché comunque sia per le caratteristiche, forse un po' più a lui, però quest'anno chi mi piace un sacco, quindi oltre ad ispirarmi, anche che prendo esempio, Danilo Sottimo, che guarda, per me scommesso, ti giuro. Anch'io è un giocatore di due categorie superiori, no, di una. Perché... Senti, quello che ti dà più consigli quindi a Danilo Sottimo? No, tutti, i grandi tutti hanno, i giovani ci aiutano, Frara, Zappino, Biasi. C'è qualcuno che si arrabbia? Ciofani. C'è qualcuno che si arrabbia un po' più spesso, che magari te lo ma dice quando molto. Magari quando sbagli qualcosa, non a livello calcistico, magari un gol, uno stop, ma a livello comportamentale, sì, dai, forse come un padre di famiglia lo fanno per il tuo bene, mica perché te ne vogliono male. Senti, invece all'interno dello spogliatoio, chi è il più matto, quello che fa un po' più scherzi, quello che si prende il gioco di tutti? Danilo. Sempre Danilo. Danilo Sottimo, protagonista in tutto, grande. Senti, la partita più bella che hai giocato in carriera? In carriera... Non dirmi Catanzaro, eh. No. carriera poi. Carriera, ma le poi giovanili... C'è una che ricordi, forse la finale ricordi? Forse la finale, sì. Okay. La semifinale pure, bene. Il tuo sogno oggi da calciatore qual è? La Serie A? Sicuramente la Serie A, però vivo anno per anno e quest'anno sicuramente vincere il campionato con la maglia del Frosinone, dopo che 7 anni hai vinto uno scudetto, sarebbe un'altra, diciamo, soddisfazione. Te lo meriteresti anche. Senti, a chi ti ispiri di calciatore di Serie A? Calciatore di Serie A... Marchisio, ok. Te lo sei scelto buono. Senti, Daniele, ma è vero che essere calciatore aiuta ad avere successo con le donne? Sei fidanzato? Non sono fidanzato, però aiuta a conoscere più magari più donne, però
devi essere sempre bravo, dai, a conquistare. A noi ci ha detto male, Fernando. Senti, l'obiettivo di questa... 0-0. L'obiettivo di questa stagione per te, Daniele? Personale, sicuramente fare più presenze possibili, ma soprattutto... Magari un gol, ma mi accontento anche di prestazioni positive, qualche assist, oppure basta giocare una grande partita. Il futuro di Daniele Altobelli è ancora a Frosinone? Ma per il momento sì, e ti ripeto, spero di restare... Hai un contratto comunque importante, penso, no? Sì. Lungo. Sì, altri 3 anni, quindi la società credo che ci punti, sono contento e ti ripeto, spero di levarmi grandi soddisfazioni con questa maglia. Intanto il Frosinone ha raddoppiato, chi ha segnato, Fernando? Ciofani. Ha segnato Ciofani, quindi 1-0 di Curiale, 2-0 di Ciofani. Daniele, come finisce Frosinone-Barletta, secondo te? Secondo me? Sì. Secondo me... Occhio che né Cesaretti, né Sotrimo hanno azzeccato il pronostico. Io indovino, perché sicuramente non prenderemo gol, 2-0. Quindi 2-0. Sì. Occhio che il Barletta, ecco, attacco protezza di Zappi nel finale subito. 2-0 finito. Senti Daniele, l'ultimo pensiero prima del kick-off. Ieri al Ceravolo di Catanzaro, palla al centro, tra l'altro stai battendo il calcio d'inizio con Frara. Che hai pensato? Che pensi in quel momento? Ma la concentrazione non ti porta a pensare, secondo me, determinate cose. Ero già sul calcio d'inizio, la concentrazione era su far bene il calcio d'inizio, quindi... La vivi al momento, poi per me, ti parlo per quello che ho provato io. Poi... È finita intanto, il Frosinone ha battuto 2-0 il Barletta, quindi speriamo bene. Mi fate vedere un po' di foto di Daniele Altobelli, perché mi hai detto, Daniele, che hai un bellissimo rapporto, insomma, con tanti dei tuoi compagni. Era un rapporto particolare, penso soprattutto con Luca Paganini. Questa foto, guardala qui, la puoi guardare, aspetta se per favore... Ok. qui dove siamo, non mi dire... No, la trasferta di ieri no. Dove qua... siamo? Non mi ricordo se è Cagliari o Modena. Ah, quindi in Team Cup, ok. Sì. Vabbè, c'era la soddisfazione, insomma, il sonno che arriva dopo una bella partita. Andiamo avanti con le foto. Vediamo un po' la seconda foto. Qui, Daniele, qui sei addirittura a letto insieme con Luca Paganini. E cioè, stavamo in ritiro. Stavamo sempre in ritiro qua. Io non voglio fare brutti pensieri, però insomma. No, beh, Luca per me come è un altro fratello. È davvero un fratello. Noi ci conosciamo. Tutti amici. Ci conosciamo da una vita, però con lui ho veramente un rapporto sempre insieme, sempre. Vai, altre foto. Abbiamo altre 2-3 foto. Qui c'è anche Massimiliano Carlini. Sì. Stai andando a Ibiza, mi sembra. Sì, qua. Ok, questa l'abbiamo fatta vedere Fernando, anche se ti ricordi, nel corso di mercato e ritiri. Perché l'abbiamo seguito anche d'estate. Con noi non sfuggi mai. Tranquillo, vai con l'altra foto. Questo è un tatuaggio che mi hanno detto ti ha fatto Daniele Ficagna. Ficagna me l'ha fatto questo tatuaggio. L'ha fatto a te, a Mirko Gori, a Ciro Melio. Mirko Gori, Ciro, l'ha fatto Sasà. Ok, quindi... ti sorprende Ficagna, Fernando, in questa veste da tatuatore? Perché ci siamo chiesti, insomma, come mai tanti giocatori avessero questo tatuaggio. Adesso abbiamo scoperto perché Ficagna fa il tatuaggio. Ficagna è bravo comunque, bravo Daniele Ficagna. Meglio come giocatore comunque. Meglio come giocatore, dice Marco. Sì. Ma qui che è successo? È stata una botta, che è successo qui? Qua era una trasferta a Beretti e stavamo in ritardo. Guarda, secondo me un sabato sera finito un po' così e avete dato una... No. Era la mattina, dovevamo partire per una trasferta, comunque ero in ritardo, arrivo al convitto della Beretti così. Mentre parcheggio per far il matto, ho tirato il freno a mano, sono andato a finire addosso alla macchina. Quella è la macchina di Mirko Gori. Ok. La macchina di Mirko Gori. Avete fatto il cinto poi, come andava a finire? Ma lo sa il direttore di questa cosa, il direttore Salvini? Non lo so. Sì. Adesso ci sta guardando, sì. Quindi sicuramente domani chissà che succede. Vediamo qualche immagine della sfida dell'anno scorso tra Frosinone e Barletta. È stato un successo importante del Frosinone, tra l'altro sotto il diluvio, gara che si è giocata, mi sembra, vado a memoria, il 26 ottobre, 3-1 del Frosinone, doppietta di Ganci e gol di Santoruo. Le date le ricordo tutte, Marco, non puoi fare assolutamente niente. Senti, rivedendo la partita dell'anno scorso, protagonisti diversi, normale, però che ti aspetti dalla gara di domenica? Domenica mi aspetto che il Frosinone sia padrone del campo dall'inizio alla fine e mi aspetto 3 punti, queste sono le due cose che mi interessano di più. Ti aspetti sicuramente 3 punti, Barletta che è una squadra che insomma ha cambiato molto, però sempre una squadra che punta a quel tipo di campionato, insomma sappiamo qual è. È una squadra giovane nella media che non ha iniziato benissimo, quindi poi viene a giocare fuori casa a Frosinone, quindi... Sarà una partita magari difficile da sbloccare, no? All'inizio, perché immagino che loro verranno a coprirsi. Che poi, però... tra l'altro, quest'anno 3 partite siamo sempre andati sotto, quindi speriamo bene. Esatto. Speriamo di rompere questa... Cioè, le qualità davanti le abbiamo. Le qualità davanti le abbiamo. Daniele, dovrà cambiare qualcosa nell'atteggiamento del Frosinone nella sfida con il Barletta? Ma ti ripeto, poi secondo me verrà automatico partita dopo partita, i meccanismi, e soprattutto magari fisicamente, quindi... Secondo me c'è da stare tranquilli perché la squadra c'è, ti ripeto, è viva, e fisicamente puoi solo che migliorare, i meccanismi possono solo che migliorare, quindi secondo me nonostante la sconfitta, che ti ripeto, secondo me immeritata,
c'è sicuramente faremo bene. Domani intanto ci sarà la ripresa degli allenamenti contro il Barletta, tornerà a disposizione Danilo Soddimo, niente da fare invece ancora per Carus e Roberto Crivello, anzi a proposito in bocca al lupo di pronta guarigione a Roberto Crivello che dovrà stare fermo 40-50 giorni. Fernando, che succede? Mi guardi, sbracci, che succede? No, niente. Ah, niente, abbiamo forse collegamento telefonico? No, ancora no. Ah, non c'è, perché ti vedevo un po' agitato. Dicevamo, domani la ripresa degli allenamenti c'è il collegamento telefonico, mi dicono. C'è il nostro amico, collega, Davide Giampietruzzi da Barletta. Davide, buonasera, benvenuto a Kickoff. Buonasera, buonasera Angelo. In un solo colpo posso salutare te, Fernando e Marco, che veramente è una cosa straordinaria vedervi insieme. Buonasera, sì, sono tornato a Kickoff. Ogni volta che ci sentiamo, voglio dire, c'è un Barletta Frosinone. In questo caso si riparte dalla partita in casa del Frosinone. E chiedetemi voi, perché insomma qui c'è davvero tanto da dire in casa Barletta. Insomma, Davide, innanzitutto verrai a Frosinone domenica, sì? Ne dubito. Penso che ascolterò voi in streaming. E allora dobbiamo rimandare il nostro classico appuntamento, insomma, alla sfida del Puttilli nel match di ritorno. Davide, scherzi a parte, che Barletta sarà quello che arriverà al Matusa? Ascolta Angelo, allora sarà un Barletta veramente stremato da una situazione che si sta facendo insostenibile, perché lo stop interno con il Prato ha veramente inviperito la tifoseria, al di là del 2-0 di come è maturato, perché comunque diciamo che il Prato non era assolutamente niente di trascendentale, però gli è bastato veramente un paio di azioni, un paio di sviste difensive per realizzare due gol che poi dopo, insomma, ai quali il Barletta non è stato capace di opporre neanche una rete. Ricordiamo che il Barletta è l'unica squadra della Lega Pro che non ha ancora segnato un gol, per cui tu dirai che per la legge dei grandi numeri potrebbe succedere proprio al Matusa. Noi speriamo di no, Davide. Tra 15 giorni. No, ma ne dubito, guarda, ma anche perché il vostro beniamino Andrea Lamantia, che insomma è abbastanza discontinuo, ha fatto un buon avvio pur non avendo segnato, però adesso diciamo che è tornato un attimino a perdersi nelle sue imprecisioni, ha colto un palo, è stato anche sfortunato. Però diciamo che in questo momento il Barletta è davvero in una situazione difficile, delicata. C'è stato un conciliabolo a fine gara, lo hanno voluto assolutamente i tifosi che hanno chiamato a loro cospetto sotto la curva un po' tutti i giocatori, li hanno accusati di non sudarsi la maglia, di essere insomma destinati ad un campionato anonimo. E ci sono stati moltissimi cori contro la dirigenza, in particolare contro il direttore Gabriele Martino, che insomma viene accusato di aver fatto del Barletta una sorta di squadra satellite della regina, perché praticamente sta un po' parcheggiando qui, lui è di Reggio Calabria, sta parcheggiando un po' qui tutti quanti i suoi prodotti, soprattutto del settore giovanile. Una rosa che ha perso degli elementi importanti come Molina, che tra l'altro abbiamo visto a Bari, in Bari Modena proprio sabato, ha perso Dezzi, per cui giocatori finiti entrambi in Serie B, e insomma una rosa molto risicata. Là davanti c'è un Picci che non si è ancora espresso e non dialoga neanche come dovrebbe con la Mantia, c'è Ciccerelli che è davvero, condivido molto quello che diceva Fernando, è davvero il flop della giornata, forse più lui che Romeo. Non me la sento di dare troppo la croce addosso a Romeo. Forse io capisco che Fernando ha inserito il centrocampista del Prato tra i migliori, per cui probabilmente è proprio quello che ha sofferto, ma è stato davvero Ciccerelli, questo ragazzo giovanissimo che è stato caricato di troppe responsabilità, lui che veniva soltanto da 7 partite in Lega Pro e che addirittura si è visto fare un quadriennale, è diventato l'uomo simbolo di tutta quanta la campagna abbonamenti, l'uomo, il ragazzo, il bambino simbolo, perché comunque è un giovanissimo. Si tratta insomma di una squadra, tra l'altro c'è anche Maretta tra Riccardo Allegretti e lo stesso direttore sportivo, ci sono dei rumors che vogliono praticamente una discussione molto veemente in settimana. Infatti poco prima della partita non l'ha neanche schierato il mister Orlandi, poi è entrato a partita praticamente compromessa. Insomma è una situazione davvero delicata e la tifoseria chiede al Barletta di non sprofondare praticamente già alla 6ª giornata nell'anonimato. Dico la 6ª perché il Barletta è atteso da un trittico tremendo, c'è il Frosinone, poi arriva la Salernitana, poi si va a Lecce che sicuramente sta affamatissimo di punti e il derby sarà davvero la migliore occasione per loro, secondo me, per
sbloccarsi. Quindi sarà un Barletta assolutamente con il coltello tra i denti, però una squadra molto sfilacciata. Orlandi non si sta raccapezzando più neanche come formazione. Perché insomma, sarà David una sfida molto delicata per il Barletta. Molto delicata per il Barletta, ma penso che il Frosinone non avrà assolutamente difficoltà a farla sua. Speriamo, David. Allora, ci vediamo sì. Intanto in bocca al lupo. Grazie David. Ti salutiamo, naturalmente ti saluto ciao, io, Marco, ti saluto Marco. Ciao Daniele, ciao Davide, ciao Angelo. Grazie al collega Davide Giampietruzzi. Daniele, è il momento della firma sulla maglia del Frosinone, dopo Danilo Soddimo manca la firma di Cristian Cesaretti, arriva anche la firma di Daniele Altobelli, puoi andare protagonista del match del Ceravolo. Tra l'altro Daniele, la tua ospitata è stata scelta da me e da Fernando martedì scorso, neanche sapevamo che giocavi titolare, quindi insomma, invitatemi tutte le settimane. Ti abbiamo portato bene, adesso chiediamo a Stellone insomma che ti facciamo venire tutte le settimane. Vediamo intanto Daniele Altobelli che... tutte le televisioni. Sì, Marco. Ormai comandano tutte le televisioni, Marco. Noi abbiamo chiamato Stellone, abbiamo suggerito la formazione, naturalmente, scherzi a parte. Un applauso anche alla Berretti di Mister Marcella, mentre Daniele Altobelli ha firmato la maglia gialla del Frosinone. Ringraziamo, come sempre, l'ufficio stampa, Domenico Verdone e Livio Guglietti, che è qui dietro le quinte. Dicevamo della Berretti che ha vinto la prima giornata di campionato 4-2 sul campo della Sassari Torres. Bene, quindi ragazzi di Marcella, sabato l'esordio in casa a Supino contro l'Ascoli, per cui il Berretti che vuole recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione. Siamo quasi in chiusura, vediamo con l'aiuto della grafica il programma del quarto turno del campionato di prima divisione. Tutte le gare, anche questa domenica, si giocheranno alle ore 15, non ci sono infatti anticipi e posticipi, c'è un anticipo che si gioca nel girone A. Il Frosinone è atteso dalla sfida interna contro il Barletta al Matusa, appuntamento alle ore 15 domenica. Le altre gare: Ascoli L'Aquila, Grosseto Perugia, Lecce Catanzaro, occhio, sfida interessantissima, Pisa Nocerina, Prato Gubbio, Salernitana Pontedera e Viareggio Paganese. Riposa il Benevento. Marco, di Frosinone e Barletta abbiamo parlato, forse la sfida più importante, il big match sulla carta, è Lecce Catanzaro sicuramente. Grosseto Perugia secondo me è una partita interessante, il Grosseto mi pare abbia preso due giocatori nuovi e credo sia destinata a crescere, poi altre partite secondo me di livello un po' più basso rispetto a quelle che abbiamo detto. Daniele, domani la ripresa sotto con il Barletta, naturalmente Frosinone deve reagire subito. Questo è poco ma sicuro, lo sappiamo noi, tutti i giocatori, lo sa la squadra, sarà così. Sarà così sicuramente. Fernando, siamo in chiusura? Siamo in chiusura, ha segnato la Roma, in chiusura. 2-1 per la Roma. Sì, ha segnato Totti al 70esimo. Gol numero 200? Non lo sai. Questo non lo sai. Siamo arrivati in chiusura, Marco, grazie. Naturalmente grazie con te ci vediamo anche... Nelle prossime settimane ci rivedremo molto naturalmente. Volentieri. Daniele, grazie. Grazie a voi. Anche con te ci rivediamo la prossima volta che giochi titolare. No, scherzi a parte. Abbiamo già fatto una lista, però sicuramente tornerai a trovarci. Fernando, grazie. Noi ci vediamo quando? Ci vediamo venerdì con kick-off anteprima e poi lunedì c'è Frosinone e Barletta e poi lunedì ci ritroviamo ancora qui con kick-off. Non lo fai l'appello questa settimana? L'appello, dai, no, non lo facciamo. Ho portato male. Chi vuole farlo lo faccia di sua spontanea volontà, sexy pronostico, occhio. Però ci sarà il sexy ci pronostico. Sarà, però senza appelli. In chiusura voglio fare un saluto particolare a Dario Lucarelli, ultima volta qui con noi. Dario, ricordo tante trasferte con te, la gita in rafting, il passaggio allo stadio di Bolzano dove c'eri anche tu, Marco, sì, ti ricordi? Assolutamente. Si giocava su Tirol Frosinone, quindi Dario, grazie, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto. Siamo arrivati in chiusura, kick-off torna venerdì con l'anteprima, poi domenica ci vediamo Frosinone e Barletta insieme e poi torniamo lunedì sera. Grazie e buonasera, ciao a tutti. Oggi, come 9 anni fa, e quindi questa è la 10ª edizione, siamo
pieni di grandi golfisti e grandi personaggi dello sport. Devo dire che è una soddisfazione riuscire a convogliare in una giornata qui tanti personaggi e soprattutto arrivare a una raccolta fondi straordinaria, perché adesso non ho fatto i conti al centesimo, ma credo di poter dire che arriveremo a 170.000 euro, tutti destinati alla ricerca sulla ZA. Veramente una grande soddisfazione, però adesso mi vado a divertire, provo a divertirmi sul campo da golf a giocare. Grazie.